per cui ho pensato come faccio a rendere interessante Hearthstone nelle prossime settimane, perché non mi fido più della Blizzard che uscirà una patch risolutiva, quindi devo trovare un modo per rendere interessante sto cazzo di gioco. Quindi farò una cosa: voglio creare un nuovo account da zero, scegliamo il nome, non ci metterò mai neanche un euro, giochiamo super free to play. Ingiuston! Oh mio Dio! È vero, dovrei chiamarlo Ingiuston! Oh my God! Ci siamo, eh? Ci siamo, sarà il volume al massimo, vi avverto! Copritevi le orecchie, perché è il primo lancio, il primo avvio, è il primo avvio, chat! È il primo avvio, chat! Ci sarà il volume al massimo? Sembra di no. Attenzione, sembra di no. No, no, mi sa che ci siamo. La nostra avventura sull'account Ingiuston sta per iniziare. Sono molto, molto, molto emozionato. Che belle cose. Giustamente devo chiudere il tracker. Dobbiamo chiudere il deck tracker. Guarda, guarda. Chat! Ma... che bello! Carte gratis! Le uniche che vedremo da qui fino alla fine della nostra carriera. Però non lo sappiamo ancora. Questo è il momento in cui non lo sapevamo ancora. Carte gratis! Jebate! Oh! Uova sfidante! Madonna, Jebate! Jebate assurdo, figa! Gioca dei servitori e usali per attaccare bocca larga. Infliggi abbastanza danni e vincerai. Avvicinatevi, avvicinatevi. Adesso la battaglia abbia inizio. Adesso il dubbio è: si può perdere nel tutorial? Vogliamo sfatarlo questo mito? Ho bisogno di servitori che combattano per me. Com'è sto matchup? 90-10 per me. Finito. Tocca a te, Gnoll. Accidenti. Beh, perlomeno non ha utilizzato una carta in questo turno. Hai zero amici, feels bad. Perdi quando finisci la tua salute. Adesso cercheremo di perdere, chat. D'accordo? Cercheremo di perdere. Un altro servitore, proprio ciò che mi serviva. Costo, attacco, salute, più chiaro di così. Adesso ti ho in pugno. I servitori devono attendere un turno prima di poter attaccare. Non posso farlo. La prima cosa che devi fare nel gioco è tradare. Che schifo. Ingiuston. Ingiuston. Calmati, bocca larga. Doveva averne una in serbo. Due carte. Attacco un ognolo direttamente bocca larga. Crocolisco. Poggers. Guarda come si ingigantiscono le stat. Face is the fucking place. Trada lui se vuole. 5 di attacco. Quell'essere è immenso. 5 di attacco. Posso uccidere questo gnoll massiccio o colpire direttamente il suo padrone. Faccia! Tra poco tocca a te. Una carta magia può essere utilizzata una sola volta. Devo sfruttarla al massimo. Come fa la gente a perdere nel tutorial? Provate tutto, come fanno a perdere nel tutorial? Devi fare per forza come ti dice lui.
Entra nelle segrete, bocca larga. Ma scusa. Calma. Magari più avanti. Magari più avanti. Sting. Usa il tuo mana ogni turno per sconfiggere questo gnomo davvero seccante. Jaina, preparati ad affrontare. Perdono contro Illidan, ok. Proviamo a perdere contro Illidan. Va bene. Va bene, va bene. Uffa, volevo cominciare per primo. Mi spiace, Milaus. Non mi ha fatto neanche fare Mulligan, quindi non siamo ancora stati introdotti al concetto del Mulligan. Oh! Avete visto? Più uno. Finito. Figa. Che razza di servitore è quello? Cerca di arrivare a 10 mana. Vediamo. Mi passi la lista? Questa carta è fantastica. Aspetta che metta insieme ancora un po' di mana. Il mio mana si è rigenerato. Aspetta. Se io non attacco e faccio fine turno. Niente! Smettila di Burberino, welcome back, grazie per gli 11. Altro mana! Ecco che arriva! Sai qual è il mio passatempo preferito? Quale? Vincere! Vincere! Ok. Devo attaccare per forza. Attenta ai miei baffi. Blizzard, lasciami fare quello che cazzo voglio io. Spell. Finito. Senza senso. Senza senso giocare spell. Vai. Devi giocare le carte verdi. Fuck. Va bene. Vedrai quando avrò 10 mana. Spero di riuscire a far sì che ci arrivi a 10 mana, perché mi sa che veloce, non vedo l'ora di utilizzare questa carta. Madonna. Ok, ok, ok. Posso ancora attaccare, ok. Basta, dai. Come faccio ad arrivare a 10? Come faccio a farlo arrivare a 10 mana? Piaccia la rovina. È impossibile farlo arrivare a 10 mana, ragazzi. È impossibile, raga. Gioco tutto al contrario, più possibile al contrario, ma no. Sì. Come faccio a non ammazzarlo? Vabbè, ho capito. Ma mi hanno dato 57 danni per fargliene 15. Nell'Italia! Vabbè, allora niente. Go! Lord Walker! Oh my god! Il Ramingo! Contro il Ramingo della Sapienza! La carta più forte di Hearthstone! Quando i servitori si combattono a vicenda, entrambi subiscono danni. Oh, Jaina, è bello rivederti. Che saggezza. Ramingo della Sapienza, ciò. Mostrami ciò che hai imparato. Non mi tirerò indietro. Ok, bene, forse adesso posso sbagliare. Adesso forse posso sbagliare, aspetta un attimo. Sono molto pratico di spade e archi, ma d'altro canto ho molti amici. Sì, Ramingo della Sapienza. Esatto, quello. Attenzione, attenzione. Mamma mia, esplosione arcana. Questo è un trade sbagliato, giusto? Facciamo il trade sbagliato.
un solo punto di danno può fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Una volta. I miei rispetti, anziano. Una volta era vero. Adesso non più. Ah, noi facciamo le cose più sbagliate possibili, che è attaccare prima e poi mettere il capo in incursione. Ok? Oh, sono riuscito a passare. Fermi, sono riuscito a passare. Fermi, 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 sono riuscito a passare. Aspetta, aspetta, sono riuscito a passare, aspetta, eh. Gioco una 2-2 contro una 2-3. Colpite forte e velocemente. Sì, Ramingo della Sapienza. Madonna, quante robe devi fare terribili per perdere, cazzo. I miei rispetti, anziano. Sì, ma perché uno dovrebbe giocare una 2-1 e passare? Ehi, ciù! Mi occuperò di te dopo che avrò distrutto le tue forze. CD, grazie per il sub, welcome to the family. Puoi passare senza fare niente. Ehi, ciù! Ho nuovi amici che sanno curare, non solo combattere. Qualcuno ha chiamato dottore. Wow, i giocatori con... Wow. Magma Rager. Spra, pa, pa. Saggia giocata. La paura porta all'odio. L'odio alla rabbia. La rabbia al mal di stomaco. Wow. Guerra dovrebbe essere l'ultima risorsa. Sei un ingenuo, Ramingo della Sapienza. Wow. Forse. La mascura. Puoi ancora attaccare. Oh, sei davvero forte, Jaina. Sei davvero forte. Aspetta, eh. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ho dovuto passare 6 turni senza fare niente. Però ce l'abbiamo fatta. Illidan, Gran Tempesta. Wow. Jaina contro Illidan, Gran Tempesta. Chat, proviamo a perdere. Questo scontro non è affatto bilanciato. Dai pure la colpa ai pessimi game designer. No! Gli do la colpa per Skull of Gul'dan! Quelle merda! Non sei pronta! Non saprei. Ho fatto solo 5 missioni. Adesso provo. Non... Ne ha straperdere, ma cerco... Capito? Ogni volta vediamo qual è la giocata mediocre, anziché quella migliore. Lo inizia con noi... Non ho carte che richiedano un solo mana. Mannaggia. Ora ci divertiamo. Mannaggia. Assapora un odio vecchio di 10.000 anni. Stiamo giocando la ladder, hai visto, gatto? Esattamente come la ladder. Solo che in ladder evoca anche due pezzi 1-1 su board. Però questo è il tutorial, capito? Disegnato male. Allora, chiaramente la giocata giusta è mettere crocolisco. Quindi se io, anziché mettere crocolisco, faccio una cosa più bruttina, siccome questo è il top deck, voglio supporre che sia una buona giocata, gioco il top deck. Qualcuno ha chiamato dottore. Guarda negli occhi del traditore. Ok. E poi
fuori curva di nuovo gioco crocolisco. Chi sarà il prossimo ad assaggiare le mie lame? Ammira le fiamme di Azinoth! Le fiamme di Azinoth! Il suo potere eroe è così forte! È fortissimo! Tu non sai nulla del potere! Il suo potere eroe è fortissimo! Tastigno! Oh my god! Aio! Chiaramente doveva farlo sul taunt, preservando pezzi, però. Giusto. Adesso, qual è il turno più brutto? Cioè, alla fine abbiamo 5 mana, ormai abbiamo fatto delle missioni, possiamo capire che dobbiamo spenderlo un po' di mana, no? Qual è il turno più brutto che possiamo fare? 5 mana e di una 5-5? Minchia, la mascura fortissima, fortissima, cazzo. Abbiamo 5 mana, c'è una carta che costa 5, deve essere clamorosa. Charge più Hero Power. Pronto a cavalcare, passaggio di acciaio. Ma... Contempla la potenza del mio demone interiore! Sei mana 4-2 senza testo. E gli sembrava sbilanciata. Poi hanno fatto 5 mana, 5-3, attacchi 10 volte in un turno. Compallazione! Mamma, che turni! Non posso essere toccato da rifiuti come voi! Qual è il turno peggiore che posso fare qua? Quanta arroganza! Ogre faccia, il turno peggiore che potevo fare. Guarda negli occhi del traditore! Quanta arroganza! Ma lui trada! Male! Lui trada male, ma come fa la gente a perdere? La mia invenzione. Qua è un turno bruttissimo. Toh, lei. Non sapranno mai cosa ho fatto. Avanzo mana. Non ho fatto un cazzo, praticamente. Avanzo mana, gli do un free trade. Ne ha due. Chi è che non la gioca? Chi è che non la gioca? Chi è che infligge un danno ai servitori nemici? Chi è che non la gioca sta cosa? Come fanno? Non la gioco, per carità. Non la giochiamo. Tastingo! Questo lo faranno, no? Ping sul Rager. Poi magari questo dice, ah, cazzo, ne sono da fare. Peggio di così impossibile. Cioè, neanche facendolo apposta puoi fare peggio di così. Lui trada. Finito. Impossibile fare peggio di così. Contempla la potenza del mio demone interiore. Se lui trada di arma, impazzisco, eh. Allora è possibile. Ma quante cose devi sbagliare per perderci, cazzo? Ho avanzato anche 2000 mana ogni volta. Non ho mai tradato. Come cazzo fai?
Jaina! Lui trada male! Come fa a perderci? Forse quando entrano in ladder vedono Demon Hunter e ci perdono, pensano di stare su un tutorial per... No, è un meme che va da... Pazzesco, cioè devi impegnarti per perdere, impegnarti per vincere è impossibile. Ricordi quando hai letto i commenti sul Play Store? Non ho carte che richiedano un solo mano. Certo che me lo ricordo, ma appunto dico, ma è proprio in vista di quei commenti che mi chiedo come faceva sta gente a perdere contro Illidan. Sono veramente allibito. Cioè, hai delle carte top deck, letteralmente, delle carte che sono perfette in quel momento. Come cazzo fai? Guarda lui come trada. La spella 2 hai evitato di giocarla anche quando avevi più di 2 mana open. Esatto, Corsica. Perché ho ipotizzato che uno l'avesse tirata... Che ne so, che uno l'avesse tirata a caso. Qualcuno ha chiamato in precedenza, o cazzo ne so io. Io ho fatto giocare mio fratello di 7 anni e ha vinto. Il suo potere eroe è così forte. Tu non sai nulla del potere. Qua la gente che cazzo fa? Gioca Fante di Borgodoro Hero Power. Fanno cavalcalupi Fante in trade. Che cosa fanno per perdere? Castingo! Questo tira Fireball Face. Quindi poi perde iniziativa e tu peschi la soluzione a tutti i suoi hero power da lì in poi. Non sapranno mai cosa. Arma da 4 ci trada. Go, trada di nuovo. Toh. Per Najatar. Stang. Più brutto di così non lo posso fare. Per Najatar. Sicura prima di attaccare, meraviglioso. Facciamo senza difesa, facciamo toh. Spero ti piaccia la mia invenzione. Bello. Go. Cosa vuoi? Cioè, a questo punto della partita le giochi per forza queste, ci sono solo queste in mano. Le giochi per forza! Io voglio vederla una partita di uno che perde. Ma... Bah. Qualcuno ha chiamato dottore. Sì, compa. Non possiamo indugiare, uccidilo! Hai lethal, mi sto dicendo, hai lethal! Uccidilo! Non possiamo indugiare, hai lethal!
Anche se non ho capito che Hero Power può andare faccia. Metti caso che non ho capito che Hero Power può andare faccia. Dai, voglio esagerare. Raga, ve lo giuro. Non voglio tediarvi oltre, ma voglio esagerare. Toh, esagero, toh. E finalmente, cazzo! Quanto ci mette 50 turni a ucciderti? Io veramente non ho idea. Non ho idea di come cazzo si faccia. Ci sono dei tutorial su come battere Illidan. Illidan, grande besta! Va bene. Va bene, scusatemi, era un cruccio che dovevo togliermi per forza, dovevo capire. Più di 100k visual. Non ho carte che richiedano un solo mana. Gente che ha il diritto di voto. Gente che suppongo abbia il diritto di voto. Lo vediamo, certamente lo vediamo. Certamente lo vediamo. Incredibile. Qualcuno ha chiamato dottore. Il suo potere eroe. È così forte. Ma no, Griso, invece, perché io leggo le recensioni. E le recensioni non le scrivono i mocciosi, le scrivono le persone di 25, 30, 40 anni. E scrivono delle cose aberranti. Come creatore di contenuti, dopo questa notizia, hai sbagliato tutto, Colu. Ho fatto tutto bene. Ho fatto tutto benissimo, invece, perché l'unico motivo per cui faccio dei video su YouTube è attirare gente su questo canale. Io su questo canale, uno che perde da Illidan, non ce la voglio vedere. Se sei uno che ha perso da Illidan al tutorial, te ne devi andare. Via. Fuori. Vai via, non ti vogliamo. Toh. Toh. Sì, compa. Toh. Per Najatar. Ok, ciao. Ciao, ragazzi. Non sapranno mai cosa è. Alle armi! Non ci credo! Tu e il tuo mazzo da mago siete imbattibili! Wow! Quante cose! Vinci una partita in allenamento. Puoi sbloccare nuovi eroi in modalità allenamento. Poggers.